tema di quest'anno è il dolore e la preghiera di un popolo, viaggio nell'anima della grande musica russa. Dolore e preghiera forse sono un po' riduttivi, nel senso che ci sono tante cose nell'anima del popolo russo e nella sua musica, però forse sono tra le cose che più colpiscono chi ascolta la sua musica, la musica di quel popolo lì, e quindi le abbiamo messe come, diciamo, fil rouge. La prima domanda che ci si può fare è se c'è un rapporto diretto con gli fatti che ci sono oggi tra Russia e Ucraina. La risposta è no, non c'è un rapporto diretto, noi non abbiamo pensato questo festival per andare a studiare questa specifica tematica, ma l'aspetto della bellezza, l'aspetto della libertà che tanti musicisti russi hanno patito, che non c'era, l'aspetto di un'umanità che desidera non essere schiacciata dal potere, questo sì è un tema molto molto attuale. E anche la tematica della guerra in qualche modo attraversa diversi autori che incontreremo in questi giorni. Quindi appunto non è un... E in questi temi non riguardano chiaramente solo la Russia, ma ci sono anche qua in Europa, perché è un potere che cerca di schiacciare l'umanità, lo troviamo in Europa, lo troviamo in casa. Quindi... In questa lezione ho chiesto a Andrea Milanesi di toccherà appunto anche di come il potere abbia inciso sulle vite, per esempio, di Rachmaninoff e Shostakovich. Doveva essere un relatore solo, appunto, Andrea Milanesi, di cui dico due cosine adesso, ma invece sono due, è spuntato fuori anche Maurizio Lanfranchi, che saluto davvero volentieri e la cui presenza è preziosa. Poi però vi dirà lui perché. Andrea Milanesi è un giornalista, critico musicale per Avvenire, Milano Finanza, per il settimanale 7 del Corriere della Sera, per Tracce, è stato responsabile di Amadeus per tanti anni e ha parlato in tanti convegni internazionali, in società del Quartetto di Milano, in tanti posti. E, da ultimo anche, questo forse non so se voleva, suona il basso elettrico, così ho scoperto, confermi questa cosa qua, vabbè non lo diciamo a nessuno. Buono, io ho finito. Lascio ad Andrea la parola e grazie di esserci. Beh, intanto grazie e buon inizio di festival. Ringrazio appunto questo invito e vabbè, dico subito perché c'è qui Maurizio, intanto perché è un amico carissimo con cui ho condiviso tante scorribande musicali, ascolti, una fucina di proposte, di... E fondamentalmente è stato poi lui a coinvolgermi anche su questo tema che fra l'altro lui aveva già affrontato e quindi mi ha dato delle indicazioni preziose. E con lui ringrazio anche Russia Cristiana perché vabbè, mi ha messo a disposizione alcune fonti e perché appunto ci racconterà lui di che cosa si tratta e che cosa fa Russia Cristiana e cosa fa lui per Russia Cristiana. Ecco, comunque. Se mi vuoi dire qualcosa, se mi vuoi sostenere in questo, inizialmente poi ti chiederò altre. Un focus di un minuto. Russia Cristiana è una realtà nata nel 57, fondata da Padre Scalfi, che ci ha lasciati nel 2016. È una realtà poliedrica, è un centro culturale, un editore, è un punto di riferimento internazionale per il rapporto tra la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica. È una fraternità, è un'amicizia, è un coro, io canto nel coro. La faccio breve. Io avevo organizzato un incontro, un momento d'ascolto del tema la guerra e la pace, il suono della guerra e il suono della pace. Dico solo questo, che è importante che di ogni momento, ogni incontro che ci capita di vivere, anche questo, uno si porti a casa qualcosa e questa sera ci potremmo portare a casa una maggiore attenzione, un risvegliare la nostra attenzione rispetto a un ascolto profondo. L'ascolto della musica può essere orizzontale, tante cose, tanti interventi, tanti momenti, tanti pezzetti, eccetera, oppure a volte si incontra qualcosa e si fa un ascolto verticale, cioè andiamo nella profondità. Stiamo parlando di due persone che con una storia
molto diversa, però hanno vissuto la sofferenza della persecuzione e dell'esilio. Andrea ci racconterà tutti questi aspetti. A noi spetta la questione del avere le orecchie aperte, il cervello aperto e essere disponibili anche a incontrare magari una cosa che non avete mai incontrato e anche a volte sconcertante, perché per esempio la violenza, la crudeltà della musica di Shostakovich è incredibile ed è una maestria. Le sue musiche hanno insegnato tantissimo a tutti quelli che fanno le colonne sonore dei film che vediamo adesso, per esempio. Ecco, ma non dico altro, dico, ecco, l'importante è attualizzare la questione, aprire il nostro cuore e portare a casa un ascolto profondo. Ecco, ben detto. Ma io inizierei con una premessa, no? Si dice che la musica è un po' il linguaggio universale dell'anima, ecco. E se così fosse, allora le composizioni dei due artisti, dei due musicisti che incontriamo questa sera, quindi Sergei Rachmaninov e Dmitri Shostakovich, rappresentano forse tra i più intensi e toccanti dialoghi che l'umanità abbia mai intrapreso, con esperienze vissute che parlano di sofferenza, oppressione, esilio. In questo incontro questa sera entreremo in profondità magari ascoltando alcune loro opere, ma soprattutto cercando di comprendere come il dramma, questi sentimenti, come la nostalgia, anche la verità, la ricerca proprio della verità, abbiano plasmato il percorso creativo, la loro musica. E come questa oggi, come dicevano entrambi i miei relatori, correlatori, ecco, come entrambi questi, cioè comunque questa possa essere oggi, possa risultare vera, attuale per noi. Ascoltando le opere di questi due musicisti abbiamo intanto l'opportunità di rivivere una fase cruciale, un'epoca cruciale della storia della Russia, quindi nel XX secolo, vabbè, in effetti Rachmaninov nasce nella seconda metà dell'Ottocento, comunque un musicista del Novecento, per quanto. Comunque nel XX secolo questa storia è stata scandita dalla rivoluzione bolscevica, da due guerre mondiali e poi alla fine dalla dittatura sovietica, quindi sono eventi che hanno lasciato un segno profondo nella storia del popolo e nella storia di questi due musicisti. La loro musica è una preziosa testimonianza storica, prima di tutto, però ci permette di comprendere, ecco, noi non vogliamo entrare in dialettiche di cronaca di questi giorni, però è inevitabile che gli eventi del passato gettino una luce anche su quelli del presente. Partirei da così, introdurrei Sergei Rachmaninov solo per dire che è stato un grandissimo pianista, compositore, un direttore d'orchestra, costretto all'esilio dopo la rivoluzione appunto bolscevica, e da allora la sua musica porta impressa dentro sé questo profondo senso di nostalgia per la patria perduta, in cui non ritornerà mai più. Le sue melodie appunto portano con sé, hanno questo sapore di malinconia, di grande nostalgia. E sembrano a tratti riecheggiare proprio una musica del passato, diciamo anche un'epoca come quella zarista che in realtà esisteva solo nei suoi ricordi e forse nei suoi sogni. Dall'altra parte Shostakovich invece è stato un testimone diretto e in patria, poi lui è sempre rimasto in Russia, dei terribili eventi che hanno segnato quegli anni che appunto cui stavamo parlando, quindi in particolare la Seconda Guerra Mondiale, perché lui era a Leningrado quando ci fu l'assedio dell'esercito nazista e quindi sotto le bombe poi scrisse quel capolavoro che è la Settima Sinfonia. Non riusciamo oggi ad ascoltare, però vi invito veramente a, così, se vi venisse la curiosità, andare a fare un giro intorno a questa sinfonia, perché è un capolavoro e anche la storia che ci sta dietro, per cui questo. Alcune sue opere
possiamo dire che sono vere e proprie denunce contro la sopraffazione e il totalitarismo che lui ha vissuto sulla propria pelle. Pensiamo alla quarta, alla decima, alla tredicesima sinfonia, noi comunque avremo voglia di ascoltare qualche frammento, e in cui esprime in modo veramente drammatico, tragico, il senso di oppressione provato da lui e dal popolo russo. Entrambi, comunque possiamo dire, condividono questo grandissimo dono dell'espressione di emozioni complesse in modo assolutamente appunto naturale, attraverso una musica che diventa specchio della condizione umana. Questo è quello che cercheremo, che abbiamo cercato di far passare dagli ascolti che abbiamo selezionato, veramente a volte anche solo piccoli frammenti. Quello che voglio dire, prima di entrare proprio nel merito magari della storia di Rachmaninov, è che prima si parlava di un ascolto profondo, no? Di un ascolto autentico. Ecco, questo è l'augurio, è anche un po' un impegno che noi ci prendiamo e che vi proponiamo, proprio per entrare in profondità di questi grandi capolavori, ma anche di un senso di, come dire, di attualità, ma cioè per noi, cioè il senso che può avere per noi affrontare questa musica che magari è di qualche decennio fa, ma veramente è una, come dire, porta una sintonia di emozioni che questi autori hanno voluto trasmettere, e per noi entrare magari con qualche non dettaglio tecnico, ma immergersi nel clima, nell'esperienza che hanno vissuto loro, è quello che ci porta poi a capire che non è così molto lontano da ciò che invece stanno vivendo oggi persone, decine di migliaia di persone, neanche tanto lontano da qui. Niente, inizierei proprio da Rachmaninov, ma per questioni cronologiche, perché è stato il grande protagonista a cavallo tra XIX e XX secolo della musica russa, e ha girato il mondo in lungo e in largo ed era un acclamatissimo pianista, un solista, veramente poi il maestro lo sa, perché probabilmente si è cimentato, e quindi ha girato il mondo, però poi alla fine le vicende sue private riguardano poi quelle di le esperienze di un uomo che è profondamente legato alla sua terra, ma che nel 1917, dopo la rivoluzione, l'ha dovuta abbandonare per sempre, senza mai più ritornare, e questo è stata veramente la ferita che lo ha segnato per tutta la vita. Avrà modo di scrivere più avanti negli anni, a un certo punto dice: è una storia curiosa, più invecchiamo e più perdiamo quel senso di fiducia divina che è patrimonio della gioventù, e gli attimi in cui crediamo di aver preso la decisione giusta sono sempre più rari. Oggi sono raramente soddisfatto di me stesso e quasi mai ho l'impressione che il mio operato abbia successo. Porto il peso del raccolto e del rimpianto. Ma c'è un altro peso, ancor più gravoso, che mi era sconosciuto in gioventù: il peso di non avere una patria. Ecco, questo è veramente il fardello che quest'uomo si porterà quasi per tutta la vita. Infatti nasce nel 1873 nei pressi di San Pietroburgo, a Oneg, e a San Pietroburgo studia al conservatorio sotto l'ala protettrice del grande Tchaikovsky. Però appunto è costretto a fuggire in seguito alla rivoluzione, si rifugia dapprima in Svizzera, poi gli eventi, quindi l'imminente scoppio della Seconda Guerra Mondiale, lo portano a lasciare anche l'Europa e a trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove prenderà cittadinanza e dove morirà poi nel 1943 a Beverly Hills, in California. Diciamo che i suoi più grandi successi risalgono comunque al periodo in cui viveva in Russia, però in America lui firma uno dei suoi più grandi capolavori, le danze sinfoniche. Sono ultimate nel 1940 e saranno l'ultima opera che metterà a catalogo,
e quindi diciamo il canto del cigno d'addio alle scene. E avremo modo di ascoltare il primo movimento, l'intero primo movimento, da cui emerge che, come in realtà era proprio la musica, la cifra stilistica di Rachmaninov, lui è sempre rimasto molto legato agli ideali del post-romanticismo, diciamo, e alla scuola russa di appunto Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov. Però nelle danze sinfoniche diciamo che si apre in qualche modo una certa contaminazione, insomma, combina la sua vena melodica che lo ha celebrato e che lo ha contraddistinto con la spinta di elementi ritmici più modernisti, diciamo. Pensiamo che nella scuola russa del Novecento già Stravinsky e Prokofiev avevano già scritto i loro più importanti capolavori, la Sagra della Primavera del 1913. Noi sentiamo questa musica del 1940, pensiamo che il manifesto, diciamo, della dodecafonia, Schoenberg lo scrisse nel 23, quindi sentiamo quanto ancora Rachmaninov si sia mantenuto lontano da queste innovazioni, diciamo. Però un'apertura c'è, e lo possiamo fare anche poi magari facendo un paragone con il secondo pezzo che ascolteremo. Ma in queste danze sinfoniche, anche soprattutto nel primo movimento, non allegro si chiama, si intitola, è come se però convivessero comunque due anime, due volti, due messaggi diversi. Da una parte c'è sempre la nostalgia per quello che si è irrimediabilmente perduto, e questo è l'aspetto melodico che comunque ha alla meglio in più di un passaggio. Dall'altro però si avverte anche un clima di pesantezza, no? Stiamo dicendo che comunque nel 40 ormai in Europa la guerra mondiale è già scoppiata, ci sono state le prime invasioni, quindi il fardello di morte, di persecuzioni, di esili forzati, ecco, questo incide anche su quest'opera. Impossibile comunque anche qui non cogliere un richiamo all'attualità con quello che stiamo vivendo. Quindi ascoltiamo magari questo primo frammento, e ecco, un breve solo richiamo alle esecuzioni. Noi abbiamo scelto comunque orchestre e direttori di una certa fama, quindi abbiamo cercato di curare anche, oltre alla qualità audio e video, anche quella interpretativa. In questo caso è la Royal Concertgebouw Orchestra, diretta dal maestro lettone Andris Nelson. Quindi proviamo a vedere se... Vai! Thank you.
due riflessioni tecniche proprio della registrazione. Intanto ci sono queste regie splendide di queste, perché veramente non c'è neanche bisogno di fare una guida all'ascolto, perché arrivano puntuali quando parte un assolo. Ad esempio l'assolo di sassofono bellissimo, che è, tra l'altro, una donna che, anche nei Berliner, poi vedremo, ci sono tre donne che sono al sassofono, bellissimo. E questo è proprio è un aiuto grandissimo. Adesso praticamente ogni grande orchestra ha il proprio canale YouTube, appunto, ha le registrazioni, poi le mettono. Comunque è un patrimonio. Io, se foste interessati, vi consiglio di andare un po' a cercare, perché ci sono veramente che proprio aiutano, ti introducono nell'opera come era impensabile qualche anno fa. Però lo stacchino del computer c'è stato, sì, eh? Sì, sì, questa è la parte schiavo son dei pezzi tuoi. Sì, vabbè, per l'hard disk che gira, vabbè, quello lo perdoniamo. Non è niente, era fondamentalmente questo. Poi, appunto, abbiamo ascoltato, c'era tanto Tchaikovsky. In certi momenti non sembrava di sentire la patetica, ci sono dei momenti proprio di questi archi, e poi invece questa modernità che per Rachmaninoff è eccezionale, non si sente in altre opere sue. Cioè, c'è molto l'elemento ritmico, sì. Insomma, sa tanto anche di carri armati e di cannoni che sparano. Okay. Però appunto niente, questo diciamo l'allontanamento forzato dalla sua patria ha generato appunto una ferita che non si è più rimarginata, nonostante appunto lui abbia cercato in qualche modo, a volte con tentativi proprio quasi ossessivi, no? Di ricreare questo ambiente russo anche nella sua dimora americana, e con servitori, cibi, mobilio russo, e frequentando l'esclusivo giro degli emigrati, ma questa cosa gli è rimasta profondamente. A un certo punto della sua vita si definisce un fantasma che girovaga senza sosta per il mondo. Ecco, è quasi, mi viene da pensare, un viandante di schubertiana memoria, no? Questo alla ricerca, che però alla fine è una ricerca di sé che si porta fuori. E questo, secondo me, non ha fatto altro che aumentare questo divario, questo disagio, questa frattura che aveva dentro. E solo forse l'amore della sua famiglia e poi questo conforto della sua musica. Ecco, lui avrà ancora modo di dire... Ecco, comporre una parte essenziale di me, come respirare e mangiare, è l'espressione dei miei pensieri più profondi, e il mio costante bisogno di comporre è infatti la mia necessità più recondita di dare un suono a quei pensieri. Scrivo quello che sento, la mia musica è pertanto un esito del mio temperamento, e per questo ovunque io viva è musica russa. Ecco, come dicevamo prima, abbiamo ascoltato appunto in questo brano, grandi evoluzioni e rivoluzioni più di tanto a lui non interessavano, quello che succedeva nel resto del mondo occidentale, del mondo musicale occidentale non gli interessava, in qualche modo lui andava un po' controcorrente e anche fuori dai laboratori dove si sperimentavano nuove soluzioni. Però tutto questo fatto con una incrollabile convinzione, ancora le sue parole: la musica deve esprimere il paese di nascita del compositore, le sue pene amorose, la sua religiosità, i libri che hanno destato il suo interesse, i dipinti che ha amato. Deve essere il risultato totale delle sue esperienze di vita. La musica nasce dal cuore e si rivolge al cuore. È amore. Sorella della musica e la poesia, e madre la sofferenza. Ecco qui, cioè, diciamo che praticamente per parlare di Rachmaninoff si deve partire da qui. Qui c'è proprio, c'è tutto lui e tutto il suo tormento. Quindi la musica ultimamente nasce dal cuore e al cuore parla ai suoi affetti, alle sue domande, ai tormenti, a questa sete di infinito che uno si porta dentro. La musica, appunto, in una parola sola è amore,
E se comunque rimane sorella della poesia, è pur sempre figlia di quella sofferenza che per lui è stata una condizione, diciamo, esistenziale. Introducendo il secondo brano che ascoltiamo, che è appunto l'Adagio sostenuto dal secondo concerto per pianoforte, scritto nel 1901, vorrei richiamare un passo da una lettera indirizzata alle figlie, in cui Rachmaninoff scriveva: «Quale altra funzione può mai avere la musica se non risanarci? Come sapete, il titolo di una delle mie prime canzoni pubblicate era Il raccolto del rimpianto». E cita alcuni versi di questa canzone. «Venti freddi spazzavano i campi, distruggendo il prato dei miei sogni, disseminando qua e là i semi maturi che domani toccheranno il suolo per morire o per germogliare e benedire il raccolto del mio rimpianto». Ecco, riprende a scrivere. Ecco, forse ora possiamo ritrovarci nel raccolto e sanare i nostri rimpianti. Ecco, queste parole secondo me sono forse la miglior guida all'ascolto del secondo movimento del concerto numero 2, capolavoro assoluto, credo che. Cerco il confronto, il maestro conferma. E qui lo ascoltiamo nell'interpretazione della pianista Yuja Wang con la Los Angeles Philharmonic Orchestra diretta da Gustavo Dudamel.
Così? Ecco, sì, perfetto. No, tra l'altro notavo che c'è l'arbitro che non fischia a ritmo, dove comunque succede, ci sono questi arbitri che non è che possano essere preparati, anche se non riescono ad andare a tempo. Vabbè, ritorniamo su questa terra, diciamo, perché vabbè, intanto abbiamo notato come la musica possa essere considerata veramente una splendida cartina al tornasole, molto attendibile, nel senso che porta alla luce, porta in risalto un po' tutti i risvolti più nascosti anche delle storie, delle vite di questi grandi autori, ma anche del contesto politico, sociale e culturale in cui nascono. Ecco, la musica scritta da Shostakovich, per esempio, saputo affidare, diciamo, al pentagramma con questa musica. Shostakovich ha affidato i sentimenti di angoscia e inquietudine che lui ha vissuto in uno dei periodi più bui sicuramente dell'intera storia della Russia. Le sue opere, diciamo che lasciano riaffiorare, nel senso che lui le carica di questo grande dramma psicologico che ha vissuto, la tensione interiore di desiderio di libertà espresso e inespresso a volte, comunque la grande lotta che ha dovuto instaurare col regime stalinista, e soprattutto sono in grado di svelare una profondità di espressiva e di pensiero, perché la percezione di una tragedia che si traduce in forma d'arte, questa è quella che volente o nolente magari ne avrebbe fatto volentieri a meno, ma lui non è riuscito a farne a meno, ne ha proprio fatto la sua cifra. Shostakovich nasce nel 1906 a Leningrado, la sua amata Leningrado, dove studia al conservatorio sotto la direzione di Glazunov, un inciso, era stato a sua volta allievo di Rimsky-Korsakov. Glazunov, fratto dalla Russia, per quanto uno pensi, comunque è venuto, che io sappia, il primo concerto per sassofono solista è stato scritto da Glazunov, e quindi quindi vedere il sassofono in un'orchestra sinfonica non è consueto, ma arriva proprio dalla Russia, non è uno strumento tanto americano nel senso del jazz, anche se poi vedremo Shostakovich gli ha dato un altro tipo di connotazione. Comunque, contrariamente appunto a Rachmaninov, lui rimane fedele alla sua patria, lui crede negli ideali della rivoluzione, anzi si vanta da bambino a 10 anni di essere stato a questo grande comizio di Lenin, che rimane per lui, rimane proprio impresso e comunque lo forgia e respira questo spirito, e in questo spirito nasce la sua crescita artistica. Lui esordisce come pianista, è un grande pianista, perché poi a soli 19 anni arriva a guadagnarsi il secondo premio al concorso Chopin di Varsavia. Era il 1925, ma l'anno successivo già decide di lasciare la carriera concertistica per dedicarsi alla composizione del 1926, la sua prima sinfonia, un grandissimo successo. Ma il vero punto di svolta della sua vita e della sua carriera, nel bene e nel male, coincide con un'opera, un melodramma, Una Lady Macbeth nel distretto di Mchensk, questo è il titolo. È un melodramma dalle tinte molto fosche e anche scabrose. Debutta nel 1934 e riscuote un successo enorme, a partire dalla Russia ma anche in tutto il mondo. Toscanini riuscì poi a recuperare un microfilm della partitura e la eseguì a New York. E il successo comunque parte proprio dalla Russia, e quindi
un'ottantina di rappresentazioni a San Pietroburgo e quasi 100 abbiamo visto a Mosca. E la fortuna sembra ormai arridere a lui e a quest'opera, ma fino a una data ben precisa, il 26 dicembre del 1935, quando l'opera va in scena al Bolshoi, al Teatro Bolshoi di Mosca, e nel palco A di questo teatro, nascosto dietro una tenda, ad assistere c'è lo stesso Stalin. Non è un caso, ma meno di un mese dopo, sulla Pravda, il mitico giornale del partito, esce un articolo anonimo, ma ormai si dà per scontato che l'abbia scritto lo stesso Stalin, in cui all'interno si trova la condanna definitiva di questa Lady Macbeth, che sotto l'accusa di formalismo, come si diceva, come era un termine, un conio di condanna, e una precisazione è che questa musica risultava formata di rumori puri e semplici e non di melodia e di passione come dovrebbe. Ecco, questo articolo fu il primo di una lunga serie di attacchi diretti a Shostakovich, che per questo viene bollato come nemico del popolo, che era un'ingiuria, un'infamia. E pensiamo che è già anche cominciato il periodo delle grandi purghe staliniane, per cui durante le quali moltissimi artisti venivano deportati in Siberia. E in seguito Shostakovich annoterà nei suoi taccuini: due attacchi della Pravda in 10 giorni, troppo per un uomo solo. Adesso più nessuno poteva dubitare che sarei stato eliminato, e devo riconoscere che quella prospettiva, fatale almeno per me, non mi ha mai più abbandonato. Da quel momento fui classificato come nemico del popolo, e non ho bisogno di spiegare che cosa questo significasse a quei tempi. Tutti se lo ricordano. Ero stato bollato a voce alta e inequivocabile dall'alto del podio. Su un giornale per un mio concerto fu pubblicato il seguente annuncio: oggi verrà eseguito un concerto del nemico del popolo Shostakovich. Una valanga di lettere anonime mi preavvertiva che io, nemico del popolo, non avrei calcato a lungo il suolo sovietico e che le mie orecchie d'asino sarebbero state staccate assieme con la mia testa. Ero completamente in balia del terrore, non mi sentivo più padrone dell'esistenza. Il mio passato era stato cancellato d'un colpo solo, il mio lavoro annullato, le mie capacità si rivelavano prive di valore per chiunque. C'è più di queste parole, nel senso, cioè, se c'è ancora qualcuno che dubita che possa avere vissuto queste cose, cioè, mi sembra veramente impossibile. Comunque, inizialmente Shostakovich proverà a difendere la sua Lady Macbeth, ci prova, nel senso, ha quasi intenzione di portare luce sulla sua buona fede e sul valore della sua musica. Però evidentemente questo terrore, il famoso terrore staliniano, lo sopprime, insomma, tanto da arrivare, come si dice, ad avere una valigia sempre pronta in caso di un eventuale arresto notturno, perché le guardie arrivavano di notte e portavano via il prigioniero così com'era. Quindi lui dormiva con una valigia pronta per almeno avere un cambio di... E questa era la condizione anche di molti, prego. Dormiva vestito. Infatti in molte opere sue poi c'è un richiamo, perché il KGB, o non so cosa fosse allora, comunque aveva questo triplo, no, mi pare, triplo battito sulla porta, e lui lo cita in alcune situazioni. Beh, però è in questo clima che da vita comincia a scrivere la quarta sinfonia, anzi l'aveva già iniziata a scrivere, e con quest'opera si era appunto proposto di dare una risposta a chi lo criticava e ai suoi detrattori. E, però sul piano immediato, diciamo che
l'intervento di condanna di Stalin così diretto e del regime, poi lo convincerà che la lotta praticamente è vana e senza speranza, e da qui l'amara decisione di accantonare, di mettere da parte quest'opera e di sconfessare addirittura Lady Macbeth, ammettendo le imperfezioni che gli erano stati attribuiti. Però non è la parola definitiva, perché alla fine viene alla luce una dinamica tipica che accompagnerà tutto il suo percorso creativo. Cioè il paradosso un po' è questo: io vivo in un sistema in cui non posso e non voglio scappare, perché poi alla fine è anche questa la verità. Mi viene chiesto di scrivere della musica, è quello che io so fare, però l'esito finale non è mai quello che mi viene chiesto. Cioè praticamente, fondamentalmente, Shostakovich non riesce a mentire né a sé né agli altri, e comunque, guidato da questo istinto di sopravvivenza, la ripone nel cassetto, e nel 1937 invece presenta questa quinta sinfonia, che è comunque la quinta, ed è la prima uscita ufficiale dopo Lady Macbeth, la presenta come la risposta a una giusta critica. Quindi lui fa ammenda in qualche modo pubblicamente, poi riascoltando, adesso non possiamo ascoltare tutte le sinfonie, però comunque riascoltandola si capisce che comunque lui non si è arreso, non ha voluto, però viene accolta, ma giusto per questa etichetta, con una grandissima commozione, entusiasmo. È tornato il grandissimo Shostakovich, artista del popolo, premio Stalin, perché poi e comunque in questa convinzione riescono i detrattori riescono a leggere una conformità agli assiomi, diciamo, del realismo socialista. Comunque, noi adesso ascoltiamo la parte iniziale del primo movimento, che è questo allegretto poco moderato. Ne ascoltiamo solo una parte. Della quarta. Sì, la quinta era un inciso. No, della quarta, che era quella che lui stava scrivendo come risposta alle critiche. Ne ascoltiamo solo un frammento, mentre cerchiamo di ascoltare sempre per intero, ma qui solo perché poi dura 24 minuti il movimento, e secondo me in questi primi 7-8 minuti emerge proprio questo senso di oppressione violenta. E fra l'altro in quei mesi lui assiste all'arresto di colleghi, all'uccisione anche di familiari, suo cognato, insomma è una situazione veramente pesante. Ma lui comunque non riesce appunto a non portare sul pentagramma quello che è lui, e quindi in questa musica parla, racconta di storie di uomini, di persone, di folle, di gruppi di persone, esseri umani, che sono vittime del terrore. È una sorta di fotografia dell'uomo sovietico, diciamo così, è così come lo vuole poi il regime, che è violento, muscolare, ambiguo, un eroe aggressivo. Invece noi qui lo sentiamo descrivere cioè questa situazione si dipana progressivamente, questo clima inquietante in cui di paura, quasi panico, che cresce piano piano fino a questo urlo, questo grido, proprio un grido di disperazione, che è proprio l'ultimo passaggio che noi abbiamo focalizzato prima appunto di sfumare la registrazione. L'esecuzione dell'orchestra sinfonica della Westdeutscher Rundfunk, diretta da Semyon Bychkov, che peraltro è un esule russo, anche lui ha fatto un percorso di allontanamento dalla patria. Thank you.
Dicevamo della violenza, cioè lui ha portato, è stato forse il primo che magari cioè, una violenza così non era mai apparsa in musica, ce n'era la necessità, ma è proprio questo, cioè in altri punti, soprattutto commentando la decima, Shostakovich dice: ma io parlo di me stesso, sono le mie esperienze. Io lo trovo commovente, perché uno dice vabbè, anche una musica che non metti su alla fine della giornata per rilassarti, questo è chiaro, anzi direi anche una musica che ti toglie energia in un certo senso, però c'è una cosa, no, che noi spesso, cioè magari abbiamo sentito una citazione di questo tipo, cioè che in ogni uomo c'è un cuore che è un'esigenza di verità, di bellezza, di giustizia. Ma anche l'uomo sovietico dentro il sistema
non riusciva a mentire, doveva comunque vivere in quella situazione che gli era permessa di vivere, ma in cui denunciava la menzogna che gli toccava di vivere. Da una parte faceva il concerto per attaccare la belva nazifascista, però al tempo stesso nella sua musica c'era anche la denuncia del sistema in cui era dentro. E questo è eccezionale. Poi Shostakovich purtroppo non ha incontrato nessuno che gli ha fatto poi vedere che esisteva una risposta positiva da una parte, tant'è vero che poi anche la sua vita è come dire, si è intristita sempre di più, è morto solo di cancro, è, insomma, incompreso e anche abbastanza abbandonato, ok. Ma però comunque quello che ci ha lasciato ha un grandissimo valore, perché è proprio una testimonianza di esigenza di verità. Assolutamente, tanto che appunto hai accennato alla decima, la sinfonia numero 10, che coincide con un evento molto particolare, molto importante, che ha cambiato la storia della Russia praticamente. Il 5 marzo del 1953 muore Stalin, e l'omaggio di Shostakovich alla memoria del dittatore è proprio rappresentata da questa sinfonia. Lui, tra l'altro, un'opera che arriva dopo una pausa creativa di 8 anni, per cui proprio gli esce in qualche modo di getto. E il direttore Kirill Petrenko, che è il direttore musicale di Berliner Philharmonic, forse l'orchestra più importante del mondo, la descrive come il più grande colpo di liberazione nella produzione artistica di Shostakovich. Cioè, in effetti questa è la prima partitura del dopo Stalin, viene letta spesso come una denuncia della personalità del dittatore. Lo stesso figlio del compositore, Maxim, in un'intervista negli anni 70 ha dichiarato che proprio il secondo movimento dell'opera, quello che adesso noi andremo ad ascoltare, vuole essere il ritratto del volto spaventevole di Stalin. Ecco, e questo è, diciamo che nella sua brevità, perché il movimento dura poco più di 5 minuti, forse poco meno, comunque è lì, è tutto lì, è attraversato da questo incalzante tema di marcia che è basato su un ritmo frenetico e su una violenza sonora quasi comparabile, cioè nel continuum sicuramente superiore a quella della quarta che abbiamo ascoltato. E tutto ciò accumula questa portata drammatica. E, ecco, quello che si diceva appunto, è una musica che non è epica nel senso classico del termine, ma è una musica che comunque assale, cioè coinvolge, in qualche modo a volte violenta l'ascoltatore, lo prende alla gola, lo circonda col terrore, poi alla fine è proprio sfoggio di forza, potenza, violenza, come diceva appunto Maurizio. Forse era inconcepibile prima di Shostakovich una musica di questo tipo, ma evidentemente lui la introduce perché la vive, cioè l'ha vissuta personalmente e sente dentro di sé l'esigenza di trasmetterla. Ecco, ascoltiamo quindi questo secondo movimento e vediamo questo ritratto di Stalin nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Gian Andrea Noseda. Thank you.
dimensione. Questo volto di Stalin era quasi la faccia di Nozeda. Un litigato di Fermano. Era quasi la faccia del direttore, no? Sì. Una domanda. Ma il compositore, secondo voi, non pensa al maestro in questi casi che rappresenti la sua musica nel contempo agli strumentisti? Non ho capito. Dicendo, il compositore, sì, quando pensa a ciò che scrive, sì, non pensa anche al direttore che mette insieme la sua opera? Non credo proprio, però lui, sì, no, è vero, sì, c'è un'immedesimazione, sì. Infatti quello è uno scatto, infatti voi adesso, insomma, le scelte sono state anche, cioè, motivate, cioè siamo arrivati a una selezione, no, per arrivare a questi e... Beh, il resto sono compiti a casa, perché voi dovrete esplorare YouTube e andate a scoprire queste cose, insomma, ecco, adesso si possono, sì, dire molte cose. Dove è stato eseguito la prima volta? Questo non lo so, però... Chi ha ascoltato? Sì, no, allora, questo è il gioco, questo secondo me è il grande gioco... Anche il grande equivoco della musica di Shostakovich, ma come diceva lui prima, lui ha scritto questa settima sinfonia sotto le bombe tedesche, Leningrado assediata per 2 anni, non so quanto, loro non avevano la carta per scrivere la musica, non c'era Leningrado 17 dicembre 53, quindi. Quando l'ha scritto, sì, a ridosso, ok, sì, no, però quello che dicevo, lui scriveva questa musica che è diventata, cioè, la settima sinfonia è diventata per la Russia una sorta di inno nazionale, cioè questa era stata scritta ed eseguita, arrivavano i rinforzi musicisti, venivano chiamate dalle retrovie dell'esercito per mettere insieme questa sinfonia. Però lui cosa faceva? Scriveva di questo assedio fisico, ma anche morale che viveva, scriveva contro la Germania nazista, ma dentro chi può non leggere la violenza che lui ha subito nel corso degli anni e la censura. Evidentemente lui ha sempre pensato a quel mondo fuori di sé che lo giudicava e lo teneva, no, sotto il mirino. E quindi questo è veramente il grande equivoco che, se vogliamo, riguarda le sue opere e non solo le sue. No, tu stavo dire qualcosa? No. Ma noi adesso abbiamo seguito, è già partito un brano, il brano con cui volevamo salutarvi, però non l'abbiamo seguito in queste grandi forme, appunto, sinfoniche. Shostakovich si è anche sempre dedicato a musica d'occasione, diciamo, quindi colonne sonore, perché allora c'erano ancora i film muti e comunque lui scriveva da giovane per Sbarcare anche il lunario, musiche di scena per pièce teatrali e pezzi d'occasione, insomma, ma di una certa qualità, infatti lo vedremo, ma anche lì c'è sempre poi quella sua caratteristica, cioè lui portava sé anche dentro queste cose, quindi quel senso dell'ironia, del grottesco, del poetico, ma anche dello scanzonato, insomma, tutto viene investito di quello che lui era. Ci sembra appunto bello chiudere con questo brano che ha riscosso molta fortuna, anche perché è stato utilizzato in importanti pellicole. Il valzer numero 2 dalla suite per orchestra di varietà, questo è il titolo esatto, mentre fino a pochi anni fa si diceva dalla suite per orchestra jazz numero 2, ma invece la destinazione, cioè comunque
l'esatta denominazione è questa. Stanley Kubrick l'ha usato in Eyes Wide Shut, è un pezzo, magari lo riconoscete, è abbastanza famoso. Il tema del valzer sembra lieve, in effetti è spensierato, però ci sono alcuni passaggi che lo adombrano come lui sa fare. Ecco. Evidentemente l'opera di un artista che fino alla fine, per tutta la sua esistenza praticamente, ha guardato dentro e fuori di sé, vivendo in pieno il dramma della sua epoca, ma non è mai stato schiacciato né dal terrore né dalla insicurezza. Vivere senza menzogna, fra l'altro diceva Solženicyn. Ecco. Shostakovich è un musicista che ha vissuto senza menzogna, ha saputo sviluppare i propri anticorpi, è riuscito ad andare avanti a dire le cose che, per cui valeva la pena, insomma, di vivere. E quello che diceva anche Maurizio prima, il cuore non si può fermare, neanche la sete di verità, di giustizia e soprattutto di bellezza. Ed è bello, secondo me, che ci salutiamo con questa musica e vi ringraziamo per l'attenzione che è evidente c'è stata. Grazie. Berliner Philharmoniker, Riccardo Chailly.
meglio che ci lasciamo con le note un po' anche rasserenanti del valzer di Shostakovich, anche vedere queste 10.000 persone che nel Waldbühne, questo concerto che fanno tutti gli anni nel parco i Berliner, no? 10.000 cuori che hanno sete di bellezza, tutti diversi, tutti con le loro storie, le loro idee, vatta la pesca, ma comunque questa cosa come unisce? Unisce anche noi. Io volevo dire così, cioè, ci rivedremo il 26 di ottobre, così, e l'aggancio è con la grande Russia, il grande cuore è il grande cuore della liturgia russa che fa parte della storia della Russia. Russia cristiana è sempre stata anche un legame per tutti noi con tutti quelli che soffrono questi dolori. Per esempio, adesso dobbiamo pensare che in Russia attualmente ci saranno almeno 10.000 prigionieri per questioni di reati di opinioni e 5.000 in Bielorussia. Recentemente i più famosi e più chiacchierati sono stati anche liberati, però liberati per modo di dire, nel senso che se ne dovevano andare fuori dalla Russia, così quelli che stanno in Russia sono, cioè nessuno potrà parlare perché faranno quella fine. Le edizioni di Russia Cristiana ha anche recentemente pubblicato questo libro sui discorsi di Navalny, che potrebbe essere anche molto interessante per capire così il suo percorso, la sua conversione. Ecco, comunque insomma, per capire che tutto questo è parte della nostra storia e delle nostre esperienze, e il dolore di chi ha portato questi tesori musicali e anche il dolore di quelli che vivono adesso lo stesso dramma. Ringrazio Andrea Milanesi e Maurizio Lafranchi per la serata di oggi. Vi ricordo appunto gli appuntamenti di venerdì e di sabato, e poi di sabato prossimo il coro di Russia Cristiana. È musica forte, musica anche molto drammatica, anche con dei lunghi tratti cupi. Però mi è venuto in mente una cosa, vedendo il concerto di Rachmaninoff, che c'era Uja Wang cinese, la Los Angeles Orchestra Stati Uniti, Rachmaninoff evidentemente russo, e Dudamel venezuelano, e insieme hanno fatto una cosa bella. Quindi, nonostante i venti di guerra che soffrono sempre più forti, alla fine l'uomo non è determinato totalmente da quelli. Lo vedremo anche nel concerto, appunto, col coro di Russia Cristiana, che chiuderà questo festival. Alla prossima!